Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Oh, Borgonovo. Ma io intanto conosco Maria Rachele Ruiu, ho seguito le battaglie che ha fatto, trovo anche così un po' sgradevole metterla come se fosse una pericolosa sovversiva. No, non no, vedo perché è una battaglia Provita, legittima, ma, sì, ma in contrasto Provita, con quello che dice la Meloni. No, perché Provita non mi risulta che chiede di cambiare la 194, anzi... Lei scrive che non è un diritto abortire, non è un diritto... Scusate... dobbiamo negare l'evidenza, posso, però diciamo... Posso concludere un ragionamento? Certo, prego. Certo. Grazie. È in Costituzione il diritto all'aborto? No. C'è una legge che viene rispettata, la legge, permettetemi di concludere, sarò rapidissimo. La legge, alle prime due righe, spiega che lo Stato italiano tutela la vita, punto. Questa è la legge. Nessuno la vuole cambiare, tantomeno i movimenti pro vita, per cui questa legge è l'unico argine. A me sembra... Ma non è vero che i movimenti pro vita non la vogliono cambiare, scusa, però... Mi fai finire? A me sembra che qui gli unici che vogliono modificare la 194, senza passare dal Parlamento, con una circolare del ministro Speranza in pieno Covid, forse tra una pausa del libro mai pubblicato e l'altro, dal è stato... Dal 1980, la circolare del ministro Speranza che aggira la 194 senza passare al Parlamento con la distribuzione di una pillola abortiva in una nazione dove è la One, la pillola dei 5... Scusa, se dà delle altre opportunità... Mi lasci finire, grazie. Grazie. Dove, in un paese dove la pillola dei 5 giorni dopo, la Ella One, è disponibile gratuitamente, non gratuitamente, ma senza ricetta per le ragazzine, minorenni anche. Dopodiché, nelle Marche, dati di Chiara Lalli, che non è una provita, anzi è una attivista, nelle Marche ci sono il 71,2% di obiettori di coscienza in linea con la media italiana. Ci sono ospedali al di sotto della media italiana, come quello di Urbino, dove gli obiettori sono solo il 40%. Ci sono due ospedali, quello di Fermo che ha il 99% o il 100%, quello di Iesi che hanno il 100% di obiettori, compensato da altri ospedali dove gli obiettori sono meno della media nazionale. Se andate a vedere le classifiche del numero di aborti, che in Italia sono circa 68.000, nelle Marche si abortisce più o meno come dalle altre parti. E questi numeri, che vengono dai report ufficiali dello Stato italiano, del Ministero della Salute, dati purtroppo con ritardo, sono gli stessi di quando governava nelle Marche il centro-sinistra nel 2017. Ma stiamo parlando di una cosa completamente stiamo parlando diversa. Di una stiamo cosa parlando che non esiste. Di far... pretendi abortire di andare una la donna in maniera meno violenta. Non se tu pretendi di andare una settimana prima, chiedere che ti diano una pillola per abortire così in un secondo, forse è un po'. Basta una visita forse l'idea della 194 in Francia la vuoi viene distribuita tu. In telemedicina benissimo, in era di pandemia. Allora assumete ma di cosa invece stiamo parlando? Di chiudere gli ospedali, che paese è invece questo? Di chiudere gli ospedali, come ha fatto il Partito Democratico in tutte le regioni dove però, ha governato, scusate, assumete più persone, date per tutte le pillole che volete, però passate dal Parlamento. Alessandra Sardoni, a parte dico solo la mia su un fatto, per me comunque non è accettabile che in ospedale ci sia il 100% di obiettori, se tu fai una legge... Perché è un diritto, stanno aumentando. Capito? È il diritto della donna? È un diritto anche quello di abortire, certo, se una legge te lo consente. Ma scusa, non siamo tutti migranti che ci possiamo spostare, uno intendo, fa 30 che va 40 chilometri, va a Urbino. Intendo dire guarda, che secondo sei, me... Perché non sei donna. Però scusate non, un attimo. Perché, non capisci, perché gli uomini non, con la paternità non hanno niente a che fare. Non capisci la sofferenza che si può portare dietro una donna nel fare quel viaggio della speranza. Scusami, ma io certo che la capisco, non sono io. Che faccio i blog dicendo l'aborto non è una sofferenza, sono le attiviste pro aborto. Allora, certo, Alessandra Sardoni. Voi la pillolina che ti. Alessandra Sardoni. Non è la pillolina. È il modo in cui tu non è la pillolina. Tu pretendi vuoi togliere, magari vuoi togliere di sofferenza, il consulto? Perché la devi far soffrire devono, per forza la donna no, sotto i ferri. Assolutamente. In sala operatoria. Guarda che non forza, siamo nel 1820. Perché il senso di siamo nel 2022. Siamo nel 2022. Siamo nel 2022. Il termine pillolina è già sgradevole. Perché il modo in cui vogliono, il modo in cui la presentate, senza passare dal Parlamento, con una circolare, io devo arrivare, avere la mia pillola e cancellare. Per voi non è una vita, va benissimo. Vorrei chiedere, scusate, vorrei tornare a un tema... politico.